contentissima, non mi aspettavo tutti questi seguaci, chiamiamoli così, e è una sorpresa, sono contenta perché io sono un'apneista e l'apnea è uno sport minore, io vengo dal nuoto dove invece la visibilità è sicuramente maggiore. Spero che lo sport, come uno sport come l'apnea, ma come tanti altri sport minori, riesca a trovare più voce, soprattutto qui in Liguria. La Dario Ganzatti è la prima società al mondo di subacquea e devo dire che il settore apnea, che è stato aperto relativamente da poco, sta regalando tantissimi risultati di alto livello. Sono stati 3 i convocati nazionali lo scorso anno e speriamo di fare meglio quest'anno. Comunque sì, per me la squadra è una grande famiglia. Io a giugno avrò il campionato europeo assoluto, quindi il record del mondo attualmente è mio e spero di riportarmelo a casa, diciamo, questo è il mio obiettivo. È stata una bella emozione, non me l'aspettavo e comunque, cioè, mi sono divertita anche, sono rimasta molto contenta cioè, che mi hanno convocato. Comunque, quando ero piccola guardavo dei film, per esempio un musical, e mi sono appassionata, ho detto mi piacerebbe provare basket, ho iniziato alle elementari e poi ho proseguito. Anche io alle elementari, fin da subito, ho iniziato con il basket e adesso continuo a coltivare questa passione anche per me. Il tuo ruolo? Io sono un playmaker. La squadra dell'Auxilium come sta andando nel tuo campionato? No, sta andando bene, sia nell'Under 16 sia nell'Under 18, stiamo ottenendo buoni risultati e la squadra è molto affiatata. Comunque di squadra ci troviamo molto bene, secondo me è anche molto l'unione che abbiamo nella squadra che ci continua a portare ad andare avanti. Io spero di andare sempre avanti, di avere sempre buoni obiettivi, quindi speriamo bene. Sì, sempre esperienze stimolanti come quelle che stiamo vivendo adesso. Dagli amici dello Yacht Club Italiano sì, perché alla fine mi hanno sostenuto tutta la stagione, infatti li ringrazio tantissimo. Dai genitori sì, ma da altra gente no, infatti sono molto contenta. Il tuo amore per la vela, vuoi spiegare com'è nato? È nato quando ero piccola, all'età di 6 anni, ma perché seguivo molto quello che faceva mio fratello. Mio fratello aveva iniziato ad andare in barca perché un suo amico andava in barca, ha detto allora provo anche ad andare. E poi a me è piaciuto tantissimo, tant'è che ho continuato, mentre mio fratello aveva deciso di smettere. Dopo il titolo italiano adesso stiamo lavorando per le selezioni ai campionati europei mondiali che si terranno a settembre e niente, vorrei provare a ottenere risultati nell'ambito europei, mondiali. L'ultima gara che ho fatto sono stata molto felice perché sono arrivata prima. Io sono molto agitata e non riesco mai a stare ferma. Allora un attrezzo più calmo non saprei che riesce. All'inizio ho provato danza ma non mi piaceva, allora non riuscivo mai a star ferma e mia mamma ha provato a portarmi in palestra visto che a Giardini mi arrampicavo sempre. Ho trovato le mie amiche che mi sanno perché prima eravamo al Semper d'Arenese ma poi alla fine ha chiuso e quindi siamo andate tutti all'Andrea Doria e abbiamo trovato le nostre allenatrici Silvia Piazzati, Giorgia Piga e Francesca Pano. Com'è andata l'ultima gara? Abbastanza bene, sono arrivata terza. Da piccolo tipo ai Giardini mi arrampicavo sempre, poi sul divano facevo le capriole e mi divertivo. Bene, l'ultima gara che ho fatto sono arrivato terzo e il mio idolo è Igor Cassina. Tu? Simon Biles. Tu? Simon Biles. Forza Andrea Doria! All'inizio facevo calcio e partecipavo a gare così per oggi a 3 chilometri e mi allenava mio padre. Poi ho visto che alla Sciorba c'erano qualche squadra e allora sono andata alla città di Genova. Siamo andati in Francia e in Francia ho fatto un 4° posto. Qual è la tua specialità? Nei cross non vado male, però in pista mi piacciono gli 800 metri, 1000, insomma le distanze non corte. Sono andato ai nazionali studenteschi l'anno scorso e mi sono classificato 17°, se non sbaglio, quindi discreto. Il tuo sogno sportivo qual è?
giocare in una squadra professionista di basket e comunque continuare a partecipare a gare di orientieri, sono sempre piacevole.